Sono davvero onorato e entusiasta di essere di nuovo in Italia, questa volta in veste di ambasciatore designato a rappresentare gli Stati Uniti in America e presto la Repubblica di San Marino. Buongiorno ambasciatore, benvenuto in Italia. Io dico, oh, Maddio, Madonna me, che cosa significa questo? Che cosa arriva adesso? Poi sono entrato davanti alla stampa e dovevo dire qualche cosa, lì ero un po' preparato, non sapevo come fare l'ambasciatore, è una cosa, non ho fatto la carriera diplomatica. David Thorne, che dopo quattro anni prende il posto di Ronald Spogli. Americano designato da Washington, è stato un rito presentare David Thorne oggi in Italia. Tutti mi chiedono, ambasciatore, giri di essere, giri... giri sinistra, giri, non so, ridere, non ridere, un momento, sai. Bravo Roma, bravo romani, bravo tutti i bambini di Roma che sono venuti qui. In un modo tipico americano, io ho messo insieme gli ambasciatori, ci abbiamo tre ambasciate americane qui a Roma, sul nostro Earth Day, giornata della Terra. Si pensa più al clima e all'ambiente, si è messi insieme e abbiamo scelto di pulire un pezzo di mura da tutti i graffiti. Anche il sindaco alla mano è venuto per lavorare con noi. Era molto bello, molto apprezzato dagli italiani. Loro non dicono solo gli americani che fanno queste cose. Gli italiani sono una parte della famiglia per me. Trovo gli italiani sono caloroso, buffi, emozionati, c'è un gran senso di vita in questo paese. So che c'è molto caos anche, ma più di tutto mi sento a casa qui in Italia. Abbiamo fatto un senso di squadra nell'ambasciata e io ho fatto dei legami con, sai, le persone nell'ambasciata che non si poteva fare senza mettersi sul campo. Genova, Stadio Luigi Ferraris, buonasera da Marco Mazzocchi, buonasera anche da Fulvio Colombo. Abbiamo andato a Genova per vedere un amichevole tra Italia e America. E per la prima volta la squadra americana, nazionale americana, ha battuto Italia 1-0. Vittoria storica per gli Stati Uniti, per la prima volta contro l'Italia. E dunque ho apprezzato come era la folla italiana. Loro hanno applaudito gli americani, loro, lo so che la passione per l'Italia che gli italiani hanno, ma loro erano veramente calorosi, ben educati, in un senso che mi ha apprezzato tanto. Arrivederci ora, goodbye, au revoir, si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Adesso sono per partire, ma vi invito voi tutti di venire sul nostro sito e guardare tutte le cose che sono state messe sul nostro social media e tutte le occasioni attraverso tutti questi quattro anni. Poi più di tutto voglio dire all'Italia un caloroso arrivederci, perché certo ritornerò presto spesso, per me non parterò per sempre, perché mi sto tanto bene in questo bellissimo paese. Grazie.